Eccoci qua, collegati. Via, bella curva ragazzi, brusca. Curvone. Siamo qui in diretta dalla cucciola, di ritorno da Gambolò. Oggi trasferta molto dura. Si parlerà della partita del migliore in campo che qui con noi in macchina. Lo vediamo un po' triste, come mai? Buonasera a tutti. Sono triste perché, dato che ho già segnato il primo gol, dovrò andare dal parrucchiere a tagliarmi barba e capelli. Pesanti. La cosa mi rende triste, avercela affezionato comunque. Dove vai, dal Manina? No, da Bucinasco. Bucinasco, da Duri. No, comunque sono contento, adesso aspettiamo la Chiarella in casa. Altro derby. Quindi abbiamo vinto. Però aspetto, io aspetto soprattutto il Fussago, perché voglio dare una pettinata, soprattutto a Acerbi Francesco. È un altro che non posso dire. Che salutiamo, è meglio, certo. Faccio un salsa al Fussago. Voglio dare una bella pettinata a loro. Poi. Allora, parliamo della partita di oggi. Sofferta, 1-0 per noi. Mancava beh, comunque l'Andilo, ha avuto un problema, lasciamo stare, non si può dire. Cannavo meno male comunque, perché oggi comunque, anche se era la sua partita, mancava, molto nervosa oggi. Sì, molto nervosa, mancava Capitan Calvi, molto ignoranti. Però vabbè, abbiamo portato a casa 3 sì, su 3. Quest- 3 su 3. Ah, quest'anno nessuno fermò lo Zibido. Ah. Ricordiamo che Max ha dichiarazione francese da Gambolò circa. E siamo a Zibido. Ma il premio più importante di oggi chi l'ha vinto, ragazzi? Il premio l'altro chi l'ha vinto? Migliore in serata? Purtroppo non è con noi, ma l'ha vinto. L'ha vinto lui. Beppe Gauccio Leone. Ah, purtroppo è saltato il collegamento. Mi pare stia festeggiando così ancora adesso negli spogliatoi. Purtroppo il collegamento telefonico è saltato. Ci ha già detto che il suo cocktail preferito è il Negroni, se non sbaglio. Ho sbagliato? Sbagliato. Se guardi bene ce l'ha anche in mano comunque. Ma l'altra triste notizia, oltre alla barba e ai capelli di Lombardi, eccola qua. L'altro taglio. Tac. Stefano Girelli. Io gli occhiali prima che non mi riconosco. Capello corto per lui. Dovuto a cosa, Girelli? La racconta. Prima convocazione. Primo gol, barba anche per lui. Tiriamo via anche barba. Una barba importante, ricordiamo la sua. La seconda più bella d'Italia dopo Moscardelli. Saluta anche Max. Ma che saluto al Max? Salutiamo la macchina dirigenziale. Saluta la dirigenza. Ciao. Ma il saluto più importante di oggi vuole fare l'ospite speciale. L'ospite della macchina. Chris, dici, chi vuoi salutare? Un saluto alla Gloria. Un bacio, incredibile. Spero che domani sera venga a casa mia. Ciao. Blocca tutto. È bene così. Ci vediamo domenica prossima. Alla prossima, domenica, ragazzi. Con la Forza Zibido, bastardi! Sì! Sì!